è voluto essere silente sull'argomento, il contrario. Non abbiamo parlato e non ho parlato perché non volevo dire innanzitutto cose sbagliate e soprattutto per dare informazioni in un momento in cui in realtà quelle informazioni le si potevano dare, le si potevano dare anche in maniera corretta. Per questo motivo io da subito ho chiesto agli uffici una relazione che gli uffici non mi hanno voluto trasmettere prima ancora di completare l'intero iter per darmi un'idea chiara che io potessi appunto poi trasferire a tutti i cittadini. Per cui assolutamente su questa partita l'amministrazione è stata molto attenta e soprattutto pronta a dare tutte le informazioni, perché il silenzio altrimenti può sembrare che quasi si voglia tutelare qualcuno, proteggere qualcosa, ma al contrario, anzi, su questo, come vedrete, c'è la volontà di andare fino in fondo. Parto dal 10 giugno, quando la proprietà ci deposita una segnalazione di inizio attività per la demolizione di parti pericolanti dell'edificio, che in realtà già interessato da parziali crolli spontanei. A quella segnalazione di inizio attività la proprietà allegava sin da allora un parere della sovrintendenza, rilasciato il 14 maggio, sulla tipologia delle opere che loro avrebbero eseguito proprio per demolire quelle parti pericolanti. Il 12 giugno iniziano questi lavori, che in realtà però poi ha comportato lavori che hanno comportato il crollo di buona parte di quell'edificio. Da qui chiaramente l'interessamento subito della Polizia Municipale, intervengono sui luoghi e il giorno stesso, il 12 giugno, l'ufficio tecnico, l'ufficio edilizia urbanistica, intima verbalmente agli interessati l'immediata sospensione dei lavori sino a nuova disposizione. Il giorno dopo, il 13 giugno, l'UTC emette ordinanza di sospensione dei lavori. Bene. Nel frattempo, il 27 di giugno, il comando di polizia municipale invia all'ufficio tecnico una relazione di servizio circa tutti i fatti accaduti in data 12 giugno, così come sono stati verificati e accertati dal personale della polizia municipale intervenuto quel giorno sui luoghi. Siamo al 27 giugno. Il 12 luglio, a quel punto, viene trasmessa alla sovrintendenza da parte del comune di Trani una relazione dettagliata circa quanto accaduto sull'immobile denominato Villa Maggi. Il 17 di luglio la sovrintendenza, facendo seguito alla relazione ricevuta dal comune, al fine di espletare l'attività di sua competenza, comunica al comune la necessità di eseguire un sopralluogo, che peraltro è un sopralluogo congiunto con i tecnici della proprietà, con i funzionari dell'ufficio tecnico e nonché con la polizia municipale. Il 19 luglio si è tenuto questo sopralluogo. Potete immaginare quindi che nel frattempo noi evitavamo di dare notizie, perché qual era la notizia? Ancora nessuna, noi non sapevamo ancora nulla di fatto, fino a quando UTC e sovrintendenza non hanno assunto talune determinazioni. Siamo arrivati al 6 agosto, perché il 6 agosto, a seguito del sopralluogo fatto dalla sovrintendenza, la stessa sovrintendenza, con nota protocollo numero 6842, comunica alla proprietà, al tecnico della proprietà e per conoscenza al comune, l'attivazione di un procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 160,1 del decreto legislativo 42 del 2004. Vedo che l'architetto annuisce, visto che è un tecnico, chiedendo però nel frattempo all'ufficio tecnico tutta la documentazione utile ad espletare la suddetta attività. Cerco di essere più chiaro per i non addetti ai lavori. L'articolo 160,1 è una sanzione ben precisa che può essere emessa dalla sovrintendenza, in realtà dal ministero, previsto dal codice dei beni culturali, di eseguire a carico, quindi a cura e a spese della proprietà, tutte le opere necessarie alla reintegrazione del bene che ha subito il danno per colpa della proprietà. Quindi,
o per omissione o per qualsiasi motivo, se la sovrintendenza ritiene che ci sia una responsabilità della proprietà, come ha ritenuto perché ha attivato questo procedimento, di fatto sanziona e ha sanzionato la proprietà dicendo: ora tu devi ricostruire quello che hai o è crollato, è stato demolito e quant'altro. Per questo motivo però ha chiesto anche all'ufficio tecnico che cosa? La documentazione utile per capire in realtà lo stato dell'immobile, alla data evidentemente antecedente a tutti gli interventi fatti dalla proprietà. L'ufficio tecnico il 23 agosto ha trasmesso, praticamente sulla base di tutte le ricerche fatte in archivio, ha trasmesso tutta la documentazione che era agli atti dell'ufficio alla sovrintendenza. Quindi ad oggi abbiamo sicuramente un provvedimento di tipo sanzionatorio emesso nei confronti della proprietà. Circa la natura, diciamo, dei lavori, è evidente che la sovrintendenza aspettava la documentazione che ha ricevuto dal Comune soltanto qualche giorno fa, e all'esito di questo evidentemente si andrà a determinare anche l'esatta tipologia del reintegro cui sarà tenuta la proprietà.